Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi vi parlerò della seconda stagione di Solar Opposite. Prima di iniziare vi consiglio di andarvi a recuperare la mia recensione sulla prima stagione di Solar Opposite. Bene, ora possiamo iniziare e partire verso questa nuova avventura. Vi spiego prima di cosa parla questa serie. C'è questa famiglia di alieni composta da Corvo, Terry, Yumlak, Jesse e la Pupa. Vivono diverse avventure sulla Terra perché il loro pianeta natale è esploso per colpa di un meteorite. Il loro obiettivo principale è che la Pupa terraformi i pianeti in cui si trovano. Bene, ora che vi ho spiegato questo possiamo iniziare a parlare della seconda stagione. La seconda stagione inizia con Corvo, che ha riparato la navicella e finalmente possono andarsene e cercare un nuovo pianeta da terraformare. Ma, per colpa di Terry, che ha voluto portare con sé oggetti terrestri, la navicella non parte perché è troppo pesante. Quindi sono allo stesso punto dell'anno scorso. Da qui iniziano le loro nuove avventure. Questa stagione, come quella precedente, ha 8 episodi. Però nell'ultimo episodio scopriamo che ci sarà uno speciale natalizio. Non si sanno ancora le date precise dell'uscita, però Justin Roiland, il co-produttore, ha detto che non ha riso mai così tanto durante la registrazione dell'episodio e che l'ultima volta che si era divertito così tanto era da episodio Picco Rick di Rick e Morty. Ha continuato dicendo che questo special ricorderà molto Rick e Morty per il loro umorismo e per come sarà strutturato. Quindi non vedo l'ora di guardarlo. Durante questa stagione possiamo notare che la famiglia vive l'avventura assieme come una vera e propria famiglia. Ci sono soltanto 2 episodi in cui la famiglia non è assieme, cioè il terzo e il quinto. Infatti in quei episodi lì si dividono come durante la prima stagione in coppie, quindi Corvo, Terry, Yumlak e Jesse. Dopodiché c'è l'episodio 7 che invece è incentrato tutto sulla sottotrama The Wall. Le avventure che vivono durante le puntate sono una più interessante dell'altra. Il mio episodio preferito è il numero 4. Yumlak e Jesse andranno in un campo estivo perché Corvo e Terry, sotto il consiglio della loro vicina, li mandano, però non avevano capito bene il concetto di campo estivo, quindi li lasciano in mezzo a un bosco. Soltanto che Corvo e Terry non trovavano più l'auto, quindi hanno iniziato a vagare per il bosco per mesi e mesi, finché non decidono di tornare dai due ragazzi e Corvo parla a Yumlak e gli dice di utilizzare la loro arma segreta, il The Emergency Urbanizer. E quindi Yumlak prende questo proiettile, lo spara per terra e dal nulla nasce questa città gigantesca, la New York City. L'episodio continua con la famiglia che decide di dividersi e che ognuno deve guadagnare dei soldi per poi noleggiare un'auto per poi andare dalla propria auto. E quindi l'episodio continua con 4 storie differenti e si può vedere un montaggio di tutte le 4 storie di come i personaggi sopravvivono nella grande mela. Durante questa stagione si parla anche della sottotrama, The Wall, il muro, che ci viene mostrata come una perfetta utopia, ma piano piano durante le puntate ci mostrano che c'è del marcio sotto. Infatti accadono omicidi e cose troppo strane, è tutto troppo finto, troppo perfetto. Il personaggio principale fino all'episodio 7 è Hulk, un ex sceneggiatore di Bones, che è uno degli eroi della rivoluzione. La storia, come nella prima stagione, è molto interessante e ne vuoi sapere sempre di più. Invece, l'episodio 7 è incentrato tutto su Cherry e il Luca, su come vivono lì fuori del muro e di come si aiutano a vicenda, legati dall'odio verso Tim. Questa stagione per Hermione è completamente differente da quella precedente. Si può notare che il legame si è rafforzato fra i personaggi. C'è un non so che di famiglia in più che durante la prima stagione non si vedeva. Una piccola pecca, che è una delle poche cose che mi sono piaciute durante la prima stagione, è il fatto della Pupa, che non fa più avventure da sola. E poi mi è dispiaciuto però il fatto che il legame si è rafforzato, diciamo che ha lasciato andare quella parte lì. Non c'è un episodio noioso durante questa stagione, ti fa rimanere incollato tutto il tempo lì. Ed è una cosa che mi è piaciuta tantissimo, soprattutto il fatto che durante la prima stagione mi sono annoiato la maggior parte del tempo e mi ha ricordato moltissimo le prime stagioni di Rick e Morty. Il mio voto finale è un 9 e non vedo l'ora che esca la prossima stagione. Grazie mille a tutti per aver guardato questo video, ditemi la vostra nei commenti. Qua come potete vedere c'è un video nei consigliati e qua c'è la mia recensione della prima stagione di Solar Opposite, se magari non l'avete ancora vista. Bene, grazie mille ancora e ci sentiamo alla prossima.